Il dottor Giuseppe Acerno, presidente del distretto tecnico aerospaziale. Certamente, dottor Acerno, è una prospettiva enorme per il territorio, però lei che viene dall'esperienza di aeroporti di Puglia, il riferimento ai voli passeggeri dell'aeroporto di Grottaglie è inevitabile. Ben venga andare nello spazio. Ben venga pensare in grande, certo, andare nello spazio non sarà per tutti, almeno inizialmente, però il vero problema grosso, quello imminente, è quello dei voli passeggeri. Diciamo che, ecco, banalizzando un po' il concetto, ci accontentiamo del panino prima ancora del caviale. Sì, io mi occupo del panino e quindi posso parlare del panino e questa manifestazione che credo... Del caviale, parlando del distretto aerospaziale. Per tanti, diciamo, probabilmente i voli civili hanno legittimamente un'attenzione intorno a sé, un'aspettativa più importante, quindi da questo punto di vista pensavo che quello fosse un'aspettativa più pregevole rispetto a ciò che noi facciamo. Noi ci concentriamo su questo, comprendo ed è legittima questa aspirazione, ovviamente... Non rientra nel perimetro delle mie competenze, ma quello che posso dire è che è sicuramente compatibile immaginare di portare avanti un'attività quale quella che noi stiamo conducendo e che comunque ha bisogno di tempo per consolidarsi rispetto all'utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale per le tradizionali finalità, cioè quelle dei voli passeggeri e dei voli commerciali. Come tempi? Immaginiamo i voli nello spazio, una data ipotetica. Una data ipotetica è difficile dirla per questo motivo. Innanzitutto non l'ha fatto nessuno, perlomeno l'hanno fatto solo in due ed il terzo che ci ha provato, Virgin Galactic, come sappiamo ha avuto una sospensione dei voli dall'FIA. Diciamo così, queste cose devono accadere, accadono prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Quando accadranno e andranno a regime negli Stati Uniti, dopo un paio d'anni pensiamo che... Più o meno. Ma io credo che ci vorranno degli anni, non è una cosa di domani, non è una cosa del prossimo anno. Noi adesso oggi lavoriamo su un tipo di attività aggiuntiva che non è il turismo spaziale, che è il rientro dallo spazio della missione dello Space Rider, l'Agenzia Spaziale Europea, che si dovrebbe tenere al termine del 2023, quindi una missione già finanziata dell'Europa. Non è turismo spaziale, è il rientro dallo spazio dopo operazioni di esperimenti e di test che si fanno in orbita, in assenza di gravità. Noi avremo una mezza giornata dedicata a ciò insieme all'Agenzia Spaziale Europea e all'Agenzia Spaziale Italiana. Questa ci sembra una cosa concreta, possibile e forse con tempi anche più ridotti rispetto a quelli del turismo spaziale.